un problema di disordine a livello di pagamenti internazionali. Ecco, da cosa è dovuto? Qual è il fattore che produce questo disordine a livello internazionale nel sistema dei pagamenti? Cercherò di essere il più semplice possibile, non sono sicuro di esserci riuscito finora. Riguarda sempre la moneta, la natura della moneta e la concezione che si ha della moneta, e dunque il sistema che viene poi creato sulla base di questa concezione, che oggi è una concezione errata. La moneta, sia a livello nazionale che a livello internazionale, non è nient'altro che un veicolo numerico, uno strumento che serve per effettuare i pagamenti. Allora, se considerate quanto succede, per esempio, all'interno di un paese, le banche forniscono gratuitamente agli agenti economici questa moneta, senza che si sappia, senza che gli agenti economici ne siano veramente coscienti o senza che che occorra, no, renderlo esplicito. Vuol dire che se io devo effettuare un pagamento all'interno di un paese, devo disporre di reddito. L'unica mia preoccupazione è questa: devo sapere di poter disporre del reddito necessario. O ce l'ho, o me lo faccio prestare, lo devo guadagnare. Ma nel caso io disponga di questo reddito, poi la mia banca effettua il pagamento senza problemi. Se dovessi pagare, non so, una somma di 100 euro, il tutto mi costerebbe 100 euro più l'eventuale piccolo servizio della banca, ma nient'altro. Sarebbe assurdo sostenere che per effettuare un pagamento di 100 euro io ne debba spendere 200, perché mi costa 100 in termini reali, cioè di reddito che devo trasferire, e in più 100 per il veicolo che farà questo trasferimento. Perché la moneta è semplicemente fornita dalle banche in maniera gratuita. Se non si capisce questa mia affermazione, è soltanto perché ci si ostina a pensare, o meglio a confondere, la moneta con il reddito. Il reddito non è mai gratuito, le banche non mettono a disposizione gratuita dell'economia del reddito. Se uno vuole un prestito, il prestito lo deve pagare, cioè si debita e poi pagherà gli interessi e dovrà restituire l'ammontare ricevuto in prestito. Ma la moneta veicolare, lei non ha valore. È semplicemente questo strumento necessario per veicolare i pagamenti. Attraverso l'uso della contabilità a partita doppia, tutto questo avviene in maniera automatica, meccanica, e nessuno se ne deve preoccupare. A livello internazionale, un vero sistema dei pagamenti non esiste, diciamo prima si parla del non sistema dei pagamenti. E succede una cosa assurda che non dovrebbe succedere, che se il paese A deve pagare il paese B, deve da una parte disporre del reddito necessario, dunque deve trasferire una ricchezza al paese B. Occorre un pagamento reale, si dice in termini economici. Ma in più il trasferimento deve avvenire monetariamente. Occorre che il paese A disponga della moneta, per esempio dollari, non necessaria per effettuare il pagamento. Ma un paese qualsiasi, che non siano gli Stati Uniti, non può creare i dollari. Dunque il paese si deve procurare i dollari, se li deve procurare onerosamente, per cui alla fine il pagamento costa due volte tanto al paese. Si raddoppia il costo ed è totalmente assurdo. Ed è vero per tutti i paesi, in tutte le transazioni. Ovviamente quando queste sono equilibrate, il secondo pagamento si annulla, perché il paese A deve pagare due volte paese B due volte paese A, il secondo pagamento si compensa e va bene, ma quando siamo di fronte ai pagamenti netti, e mi riallaccio al discorso di prima, importazioni nette, non c'è nessuna compensazione e il pagamento è duplice, costa due volte, è un peso enorme. E tutto questo è dovuto a questa ignoranza, io la definisco così, ma ribetto tra gli ignoranti, della vera natura della moneta. La moneta viene considerata oggi alla stessa stregua dei beni reali. Per questo si confonde moneta e reddito. Quando la confusione significa pensare alla moneta come se avesse un valore positivo in sé, come se fosse un bene reale. Tant'è vero che si pensa che il saggio di cambio tra le monete sia il loro prezzo relativo. Poi si ragiona in termini di domanda e offerta di moneta.
Tutto questo, tra l'altro, è la teoria neoclassica, no? Dunque, i keynesiani, i post-keynesiani che usano, che hanno ancora questa idea della moneta come un attivo o del saggio di cambio come di un prezzo, dovrebbero fare molta attenzione. È una visione totalmente sbagliata che non ha nessun riscontro nella realtà dei fatti, perché è questo che conta, no? Contano i fatti. Una buona teoria deve spiegare la realtà, non deve essere una costruzione così completamente lontana da qualsiasi realtà costruita nel mondo accademico, nella famosa torre d'avorio delle università, dove uno si inventa il modellino, si mette una cosa astrusa, no? Non è questa non è buona teoria. La teoria deve essere semplicemente uno strumento che permetta di spiegare la realtà, di capirla e poi di intervenire sulla stessa realtà per modificarla qualora fosse necessario farlo attraverso una riforma. La concezione attuale della moneta è sbagliata, profondamente sbagliata, perché la moneta non è questo. Nella realtà dei fatti non è questo. E la realtà è quella della contabilità a partita doppia. Non è quella della mia teoria o della teoria di Pinco Pallino. Non è un confronto tra, no, economisti che vogliono avere ragioni. No, è il confronto tra la teoria e i fatti stessi. La realtà della contabilità a partita doppia. Ed è una lettura di questa realtà che impone, no, questa concezione, se volete, adimensionale della moneta. Concepire la moneta come se fosse un bene reale significa non sbagliare completamente. Parlare del prezzo della moneta è assurdo e dovrebbe suonare assurdo all'orecchio di tutti gli economisti. La moneta serve ad esprimere i prezzi, ma affermare che la moneta stessa abbia un prezzo per me non ha nessun senso. Ecco, questo occorre a livello internazionale creare un sistema perlomeno analogo a quello che esiste a livello nazionale, sulla falsariga di quello che esiste a livello nazionale. E a questo si riallaccia, per esempio, il discorso di una riforma, però questa volta internazionale, cioè dotata da tutti i paesi del mondo, prendendo lo spunto dalla proposta di Keynes del 1944, dell'International Clearing Union e del Bancor, però molto, molto fondamentalmente diversa rispetto a quella proposta da Keynes, ma veramente rivista, perché Keynes non aveva purtroppo potuto completare la sua proposta e così come la conosciamo non risolverebbe i problemi attuali. Ci può descrivere in termini semplici, un po' come ho fatto prima, e come funzionerebbe una banca internazionale in questo sistema? Per precisare, sì, un po' il concetto, sì, di sistema di clearing. Certo, io adesso posso solo, sì, tanto, sì, darvi alcune, perciò mi capita, cioè, assolutamente soltanto un'idea, ma un principio che dovrebbe essere chiaro a tutti è che gli scambi, siano essi nazionali o internazionali, devono sempre avvenire tra beni reali, devono essere reciproci e avvenire tra beni reali. Questo non significa che i beni finanziari sono esclusi, al contrario, perché i beni finanziari sono beni reali, si tratta soltanto di una produzione futura. Dunque bisogna sempre che i pagamenti abbiano questa componente reale, ogni pagamento deve avere, anche a livello internazionale. Questo significa che se un paese importa dal paese B, occorre che tutto avvenga all'interno di un sistema che imponga al paese A, importatore, di essere nello stesso momento un paese esportatore. Il caso dell'equilibrio commerciale è il più ovvio, ma anche meno interessante. Nel caso del paese A importasse di più commercialmente, dovrebbe esportare prodotti futuri, cioè titoli finanziari, per esempio. Ecco, occorrerebbe un sistema che garantisse, no, questa reciprocità degli scambi e garantisse che tutti i pagamenti avvenissero grazie all'uso veicolare di una moneta internazionale che verrebbe fornita gratuitamente da una banca sopranazionale, che oggi ancora ovviamente non esiste. Per cui
non ci sarebbe più il doppio pagamento, non occorrerebbe più pagare realmente e monetariamente. Il pagamento monetario non deve esserci, nel senso che non si deve aggiungere a quello reale, deve essere solo il veicolo di quello reale. Ecco. Tutti i pagamenti devono essere monetari, indubbiamente, ma l'oggetto del pagamento monetario non deve mai essere la moneta. E questo è il vero problema. Mentre oggi la moneta stessa è l'oggetto del pagamento monetario. E questo raddoppia i pagamenti nel caso di acquisti eccedentari o in eccesso.